Ciao Rino, tanti tanti auguri per il tuo compleanno, ti mando un abbraccio forte, ti voglio bene, ci vediamo presto. Ciao, buon compleanno. Caro Rino, ti voglio fare tanti auguri di buon compleanno. Sei stato sempre un guerriere e ci sarai. Però ogni tanto, fratello, staccati dal calcio, dedica tempo alla tua bellissima famiglia. Ti voglio tutto il bene il possibile. Un abbraccio forte, tanti auguri Rino. Ciao figliaccio, ti faccio tantissimi auguri, ti mando un abbraccione, sai quanto ti voglio bene, la stima che ho per te. Ciao. Ciao Rino, ti voglio fare tantissimi auguri di buon compleanno, ti voglio un mondo di bene infinito, anche se ci sentiamo poco, sai che io ci sono sempre per te e volevo farti un grandissimo in bocca al lupo a te e al Valencia per il proseguo della stagione. Mi raccomando, mai mollare. Un abbraccio forte, ciao. Rino, amico mio, tanti auguri di buon compleanno, un grande abbraccio di cuore. Onestamente ci manchi un po' qui in Italia, anche se siamo qui tutti a fare il tifo per te e per il Valencia. E una cosa sola, ogni tanto rispondi al telefono. Un abbraccio, amico mio, ti voglio bene, spero di vederti presto. Tanti auguri, ciao. Credo che oggi è un giorno per celebrare, soprattutto per te e per la tua famiglia. Ma anche per noi, fra virgolette, valenziani, ci sembra giusto farti gli auguri di buon compleanno e altri 100 di questi giorni. Ciao Rino, come stai? Ti seguo perché a Valencia sai che ci ho giocato tanti anni fa e ho tanti amici e seguo sempre l'andamento del Valencia. So che oggi è il tuo compleanno, ti faccio un grande augurio. Ci conosciamo ormai da 30 anni, forse anche qualcosa di più. E spero tanto che tu faccia bene e che tu continui a portare il Valencia sempre più in alto. Ok? Ci vediamo presto, forza, un abbraccio. Con Lucarelli, penso che tenia 14 anni, stavamo in Perugia, in una piccola casa, molto ricordo di tutti. Muchas gracias. Pero sin que sea el teléfono que es. Que cojas el teléfono que te llega. Me llama mucho porque él lavora nella televisione, ormai non pensa da avvocatore, ma pensa da periodista, da uno che lavora e habla sempre di quello che passa, di non passa, però a me non mi gusta parlare molto al telefono. Materazzi, perché quando él él también era molto grande che io. Era nell'epoca di Perugia, era un padre per me. Él tenía un po' di denaro, io non tenía denaro e mi aiutava a me, a Gigi Riccio, a mio secondo, mi aiutava sempre. Poi triste per il partito del Cadiz. Ora tenemos che ir a buscar un partito molto importante con il Real Madrid in Arabia. Speriamo bene. Muchas gracias per tutto l'affetto.